Esempio appunto di eccellenza per quanto riguarda insomma il benessere insomma di chi ci lavora dentro. Sì, sicuramente questo dipende molto dalla nostra cultura nordica, dalla nostra storia. Proprio per questo è stato molto importante partecipare a questa iniziativa tra le aziende modenesi, essere in un territorio e poter insieme alle aziende del territorio svolgere delle attività di responsabilità sociale di impresa legate ai dipendenti delle nostre aziende, ma anche legate al territorio, è un qualche cosa che fa parte dei nostri valori e che ci ha anche permesso di conoscere meglio il territorio e di muoverci in maniera migliore con le altre aziende che partecipano a questo gruppo. Ecco, ci può fare un esempio anche di cosa avete portato a livello insomma, di innovazione anche nei confronti dei vostri dipendenti? Ma diciamo che il poter interloquire con altre aziende e fare dei progetti di responsabilità sociale d'impresa insieme con altre aziende anche di dimensioni piccole e di altri settori ha portato alla possibilità di interagire e crescere insieme e di vedere che i nostri dipendenti anche all'interno della propria azienda hanno la possibilità di svolgere attività di volontariato piuttosto che di responsabilità sociale d'impresa, pur non trascurando l'attività core che svolgono.